Ciao, bentornati o benvenuti sul mio canale. Avete notato anche voi che si vedono sempre più spesso mobili scurissimi abbinati al legno chiaro e sempre meno mobili shabby chic? In particolare sui social, soprattutto Instagram e Pinterest, fioriscono i mobili neri con alcune parti lasciate a legno come il ripiano superiore o il frontale dei cassetti. Sono le nuove tendenze d'arredo del 2021. Lo stile shabby chic ormai da moltissimi anni è sulla cresta dell'onda, soprattutto sul web, ma da qualche mese sembra cedere il passo a uno stile completamente diverso, decisamente meno romantico. Non credo proprio che lo stile shabby chic, quindi usurato, elegante, verrà soppiantato tanto facilmente. È nato ufficialmente nel 1980 con l'articolo di una famosa rivista britannica che per prima ha coniato il termine shabby chic. Però quest'anno sta piacendo tanto questo abbinamento di colori molto scuri con il legno nelle sue essenze più chiare. Il nuovo stile ha anche dettagli sontuosi come complementi in oro e bronzo e utilizza molto anche i materiali naturali come il rattan. C'è da dire che lo stile industriale da sempre utilizza questo abbinamento di nero, grigio e legno, anche se predilige materiali più rustici come il legno grezzo e il ferro anche un po' arrugginito ad arte. Lo stile che vedo prevalere quest'anno però ha un tono più raffinato di quello industriale, ha piuttosto le note pulite e lineari dello stile nordico scandinavo. E a proposito di stile nordico, ultimamente ho fatto un tour del negozio IKEA e ho notato che anche lì i colori scuri vanno decisamente per la maggiore, soprattutto nelle cucine. Naturalmente la classica cucina bianca resiste, ma sembra quasi servire da contrasto per il nero che viene usato per le maniglie, il top, le sedie e altro. Il nero di questa cucina viene sdrammatizzato dal bordeaux della parete e dai mattoni a vista. Decisamente prese in prestito dallo stile industriale queste lampade in metallo. Moltissimi gli accessori per la cucina proposti in nero, dalle caraffe ai barattoli con il tappo in legno chiaro. Spesso il giallo ravviva e crea un bilanciamento con i colori scuri. Con questa cucina IKEA dimostra di aver recepito in pieno i colori Pantone 2021. L'oro e il bronzo fanno capolino anche qui all'IKEA. Può dorati sulle fodere dei cuscini e nelle decorazioni a parete, come questo bel disegno realizzato con un filo dorato su tela nera. Molto carino questo tavolino in metallo nero con il piano in vetro e le estremità delle gambe dorate. Molto usati la paglia e il rattan, che compare anche sulle ante di questo armadio. Allora, che ne pensi di questa nuova tendenza d'arredo 2021? Lasciami un commento per farmelo sapere. E se sei interessata o interessato al design d'interni e alla decorazione, non dimenticare di iscriverti al mio canale.